Vediamo di fare insieme questa specie di viaggio. Il titolo dice è un viaggio nei non luoghi, quindi si comincia subito con qualche cosa di complicato che forse si capirà insieme meglio durante l'esposizione. Nei non luoghi dello spazio e del tempo, cercheremo di capire cosa vogliamo dire, perché ho usato questa espressione. La prima immagine che avete è un'immagine che a voi forse non dice molto, ma per noi è stata una delle emozioni più grandi, cioè dopo anni e anni di fatica a vedere apparire nei nostri display eventi di questo tipo che sono molto caratteristici. Questa specie di fotografie sono tipiche di eventi, cioè di oggetti, di particelle mai viste prima, e quando abbiamo cominciato a vedere, diciamo, ad accumulare con una statistica sufficiente eventi di questo tipo, abbiamo cominciato a dire sta succedendo qualcosa. Arriveremo insieme, ripercorreremo insieme un po' questa storia, ed è un viaggio che richiede una qualche fatica, diciamo così, è la fatica che facciamo noi quotidianamente. Forse alla fine di questo viaggio ci saranno alcune cose che ci uniscono, e soprattutto ci unirà la sensazione di avere ancora un'enorme quantità di domande, un'enorme quantità di questioni da risolvere. La questione è che stiamo cercando di capire cosa ci circonda, cosa sappiamo veramente del nostro universo. E questa trasparenza riassume il risultato del lavoro fatto, diciamo, da secoli, e in particolare con un'accelerazione notevole di informazioni, di conoscenze degli ultimi 50 anni, e rappresenta l'evoluzione del nostro universo. Cioè, la scala dei tempi, vedete in basso, ci dice che l'universo in cui viviamo è un universo vecchio, a 13,8 miliardi di anni, un tempo molto lungo, e che questo universo è nato con tutta probabilità da un evento molto particolare che chiamiamo Big Bang. Pensiamo che in qualche misura tutto sia stato concentrato in un punto, ed è un non punto, perché è in quel punto che è nato lo spazio ed è nato il tempo. È difficile immaginare un luogo che è un non luogo. Se io ho già uno spazio prestabilito, se mi muovo arrivo da qualche parte, parto da un punto, arrivo da un altro punto. Ma se non ho ancora lo spazio e il tempo, e questo nasce da un punto, andare vicino a questo punto vuol dire, giusto appunto, cercare di avvicinarci all'origine del tutto. E quando si fa questa operazione ci si scontra con tantissimi punti interrogativi. Vedete, Big Bang. Big Bang è una espressione colorita per indicare il fatto che pensiamo che ci sia stato il vuoto. E il vuoto non è il nulla, il vuoto è qualcosa di dinamico, di presente, ed è uno stato che quantisticamente fluttua, oscilla. È normale che il vuoto oscilli, come tutti gli stati della materia. E in una di queste oscillazioni è successo qualcosa di molto strano. È successo che, anziché richiudersi improvvisamente questa oscillazione e ritornare il vuoto, dal vuoto è nato il tutto. Ed è nato attraverso questa espansione, vedete quella parte bianca. In una frazione di secondi, questo oggetto di dimensioni microscopiche, come gli oggetti della fisica quantistica, ha assunto dimensioni macroscopiche, è diventato un oggetto che è grande, sì, un po' più piccolo dell'universo attuale, mille volte più piccolo, ma enorme. In una frazione di secondo, in 10 alla meno 34 secondi, immaginate 1 su 10 e 34 zeri dietro, in una frazione di secondo tutto si è mosso a una velocità molto superiore alla velocità della luce. Non c'era limite allora, perché non c'era lo spazio ancora. E questa espansione esponenziale si chiama inflazione. È un meccanismo del tutto sconosciuto, su cui stiamo raccogliendo ulteriori dati sperimentali. Gli ultimi sono venuti qualche settimana fa, avete sentito un annuncio recente in cui si trovano ulteriori conferme che effettivamente il nostro universo è nato da un oggetto microscopico, quantistico, con le sue fluttuazioni, e di colpo queste fluttuazioni sono diventate enormi, si sono espanse a livello di coprire attualmente centinaia di migliaia di anni luce di dimensione. Cosa ha prodotto questa inflazione? Non lo sappiamo. Come è nata questa inflazione? Non lo sappiamo. Cosa ha spinto tutto? Non lo sappiamo. Cosa ha prodotto
una fluttuazione di uno stato quantistico, la trasformate in un universo materiale che ha campato fino ad ora 13,8 miliardi di anni, non lo sappiamo. Dopodiché vedete, c'è stato un periodo in cui quella parte, quel disco celeste, verde, rosso, quello è il momento della separazione della luce. La luce fu, non fu una cosa istantanea. Ci vogliono 380.000 anni per passare dal Big Bang alla separazione della luce dalla materia. E da allora in poi ci sono voluti milioni, miliardi di anni per produrre le polveri, le stelle e le galassie. Quindi vedete, è un universo che ha richiesto un sacco di tempo per prodursi in una forma quale quella che noi attualmente conosciamo. Non sappiamo cosa ha prodotto l'aggregarsi delle galassie. Noi siamo un piccolo pianeta che gira intorno al sistema solare, la stella è una stella periferica della galassia che chiamiamo Via Lattea, non siamo neanche in centro a questa galassia. Il centro della galassia dista 30.000 anni luce, siamo proprio una stelluccia di periferia. La nostra galassia fa parte di un'altra famiglia di galassie e le galassie amano vivere insieme, come cluster di galassie, famiglie di galassie, gruppi di galassie. Cosa tiene insieme? Perché le stelle si aggregano in galassie? Perché le galassie si aggregano in gruppi di galassie? Non lo sappiamo. C'è qualcosa, siamo certi che c'è qualcosa che le tiene insieme. Quello che vediamo non spiega perché le galassie stanno insieme e le galassie stanno insieme ad altre galassie. Abbiamo dato un nome a questo qualcosa di cui non comprendiamo l'origine, la chiamiamo materia oscura, è una forma di materia del tutto sconosciuta che è presente ovunque, anche qui, e che spiega perché a un certo momento le stelle si sono organizzate in galassie e le galassie si sono organizzate in famiglie di galassie. È un altro dei grandi misteri che abbiamo. Poi vedete, tutto ha continuato ad allontanarsi, si è espanso, vedete questo tubo che si allarga via via che passa il tempo, e vedete che nell'ultimo tratto il tubo si allarga, diventa ancora più grande, c'è un'accelerazione. Questa è una scoperta degli ultimi 20 anni che ha lasciato tutti con la bocca aperta. Questa specie di esplosione di cui stiamo parlando, uno immagina che c'è la gravità, prima o poi questa esplosione, diciamo, i detriti dell'esplosione rallenteranno, e quindi o avremo un allontanamento di tutto da tutto con velocità che decresce, perché c'è la forza di attrazione gravitazionale che, diciamo, compensa in qualche modo l'energia iniziale, oppure addirittura qualcuno poteva pensare che ci sarebbe stato quello che chiamiamo un altro big crunch, cioè tutto ritorna indietro, la forza di gravità prevale, no? Su questa forza di espansione iniziale, sull'energia iniziale che porta tutto ad allontanarsi da tutto, e a un certo momento tutto ritorna a un unico punto e nasce di nuovo un altro, una specie di fisarmonica che sarebbe stata anche un'idea molto molto divertente, no? In cui c'è un universo che si crea e a un certo punto ritorna allo stato iniziale, se ne crea un altro con altre caratteristiche. Non è così. Abbiamo scoperto che la fine del nostro universo è scritta ed è una fine nel freddo, nel buio. Cioè, il nostro universo si espanderà all'infinito e la velocità con cui tutto si allontana da tutto cresce. Questa è un'altra delle cose che ti ha lasciato tutti con la bocca aperta. Se cresce vuol dire che o c'è una proprietà dello spazio-tempo che non abbiamo capito, oppure c'è una specie di antigravità, quelle cose che si vedono nei film di fantascienza, un'altra forza che spinge tutto lontano da tutto e che allontana tutto a velocità crescente. E mi piace che comincio a vedere quegli occhi frastornati. Vi voglio portare nella nostra condizione, che è esattamente quella che voi avete in questo momento, quella sensazione di essere sovrastati da questioni sulle quali non sappiamo, alle quali non sappiamo dare risposta. E penso che a questo punto possiate capire l'affermazione che faccio in questa trasparenza, che la nostra ignoranza è immensa. Se voi mettete insieme in quella torta la materia che compone l'universo, vedete che il 68%, circa 2/3, è fatta di questa energia oscura che, no, questa antigravità, questa proprietà dello spazio-tempo che spinge tutto lontano da tutto. Il 27%, cioè circa 1/4, è fatta di materia oscura, la cosa che tiene insieme le galassie, di cui non abbiamo spiegazione. E solo il 4-5% è fatto di materia conosciuta, cioè
guai ad essere arroganti, cioè la nostra conoscenza scientifica, i progressi enormi che abbiamo fatto negli ultimi 400 anni, da Galileo in poi, hanno prodotto qualche risultato in una piccolissima fetta della materia che ci circonda. Se oggi mia nipotina mi chiede, nonno, tu che sei uno scienziato, cos'è tutto questo che ci circonda? Io posso rispondere a lei dicendo soltanto, io ti posso dire qualcosa di molto limitato per una piccola fetta di questo, delle cose che ci circondano. La stragrande maggioranza delle cose che ci circondano sono cose sconosciute. E rimane vero oggi quello che diceva Newton, che conosciamo poche gocce e siamo immersi in un oceano di ignoranza. Questo è vero ancora oggi, nonostante gli enormi progressi scientifici che ovviamente hanno cambiato l'umanità, hanno costruito la civiltà, hanno cambiato la nostra vita, ma tutto questo non ci deve far dimenticare che siamo veramente all'inizio di un'esplorazione, all'inizio della comprensione. E quindi per cercare di capire realmente quello che ci circonda bisogna fare questo viaggio molto speciale, cioè l'universo che ci circonda oggi, l'universo vecchio, l'universo freddo, è completamente diverso dall'universo bambino. Se vuoi capire qualcosa devi tornare a quei momenti, devi trovare la maniera di studiare come si comporta la materia nei primi istanti di vita dell'universo, perché solo a quel momento capirai da dove è nato il tutto e che caratteristiche ha. Quindi bisogna attrezzarsi, quello che cerchiamo di fare, portare minuscoli brandelli di materia alle altissime energie che corrisponde ad altissime temperature, che sono quelle tipiche dei primi istanti di vita vicino al Big Bang. Ma in quei primi istanti di vita stiamo andando veramente in un non tempo, perché il tempo stava nascendo allora, e in un non luogo, perché lo spazio nasceva allora. Quindi allacciatevi le cinture di sicurezza e cominciamo questo viaggio. Vi racconto brevemente cosa sappiamo, cioè di quel 4-5% della materia conosciuta sappiamo un po' di cose, e in questa trasparenza è riassunto tutto quello che sappiamo. La materia è fatta di 12 particelle, quelle sulla sinistra, leptoni e quark, e di 4 forze fondamentali che poi sono attualmente ridotte a 3. I leptoni, diciamo, lasciate stare i nomi esotici, l'elettrone è un leptone, l'elettrone è ben conosciuto, è quello che circola nei fili della corrente per mandare un frullatore. I quark sono quelli di Piero Angela, oppure a parte scherzo, che compongono la materia, diciamo, ordinaria. Queste particelle interagiscono scambiandosi forze vuol dire scambiandosi altre particelle, e sono le particelle sulla destra, che portano diverse forme di interazione. La più conosciuta è il fotone, i fotoni mi illuminano, voi potete vedermi perché i fotoni rimbalzano sul mio viso, e quindi i vostri occhi, che sono sensibili a queste particelle, registrano dei segnali. Ben conosciuto è il portatore della forza elettromagnetica, ben conosciuto il gravitone, anche se non l'abbiamo ancora scoperto, che è portatore della forza di gravità. Una mela che casca a terra scambia gravitoni con la terra. I gravitoni sono oggetti talmente deboli e elusivi che finora sono sfuggiti a qualunque forma di rivelazione diretta, ma siamo convinti che sia la spiegazione corretta del meccanismo di interazione gravitazionale. Poi ci sono due forze, una forza forte e una forza debole, che non sono molto popolari perché agiscono nel campo subnucleare. Cioè il loro raggio d'azione, diversamente dalla gravità e diversamente dall'elettromagnetismo, l'elettromagnetismo ha un raggio d'azione infinito. Cioè io, se con una lampadina illumino qualche cosa di notte, quei fotoni lì, debolissimi, arriveranno ai limiti dell'universo. Cioè non si fermano rapidamente. La gravità, qualunque massa, attira qualunque altra massa a raggio infinito. L'attrazione sarà debolissima, ma il raggio d'azione di queste forze è infinito. Viceversa, le altre due interazioni hanno un raggio d'azione molto, molto piccolo, che è confinato nelle distanze subnucleari. E questo è caratteristico di forze che si scambiano portatori molto pesanti. Cioè, più è pesante il portatore che scambia, più piccolo è il raggio d'azione. I portatori che si scambiano, le particelle elementari che subiscono una forza forte, si chiamano gluoni. È il termine inglese che dice colla, qualche cosa che incolla. L'origine di questa forza forte è per spiegare perché, per esempio, in un nucleo due protoni che sono positivi dovrebbero respingersi, il nucleo non dovrebbe stare insieme. Sta insieme il nucleo perché
oltre alla forza repulsiva dei due protoni positivi, c'è questa forza di colla, questa colla, questo bostic, questo tremendo, che tiene insieme attraverso lo scambio di gluoni particelle dentro il nucleo, anche se sono di carica uguale. La cosa decisiva è che questa forza la chiamiamo forte perché è molto più forte della forza di repulsione elettrostatica, è per quello che diciamo abbiamo nuclei stabili. Una forza meno conosciuta è la forza debole, che è responsabile dei decadimenti radioattivi, molti decadimenti radioattivi o del funzionamento del Sole, ma anch'essa è una forza che avviene, che ha un raggio d'azione su scala nucleare. Negli ultimi 50 anni c'è stata una specie di rivoluzione nella concezione di queste forze, nel senso che si è capito che la forza elettromagnetica, fotoni, e la forza debole, portata da queste particelle un po' esotiche che si chiamano bosoni W e Z, molto massicci, sono specie di fotoni massicci. Queste due forze in realtà sono la stessa forza, no? D'altra parte, elettromagnetismo lo usiamo tutti, ma diciamo nell'Ottocento tutti pensavano che elettricità e magnetismo fossero forze diverse. Si è capito attraverso Faraday, Maxwell, diciamo, che sono due manifestazioni diverse della stessa interazione, e oggi, a distanza di qualche decennio, qualche secolo e più, parliamo di elettromagnetismo, è diventato un linguaggio comune. Ora i fisici parlano già da qualche decina d'anni di elettrodebole, cioè la forza elettromagnetica e la forza debole sono la stessa forza, manifestazioni diverse della stessa forza. Questo è dimostrato sperimentalmente, ancora non è entrato nel linguaggio comune, perché diciamo ancora anche qui, anche nei libri di fisica, diciamo, si parla un pochino di queste due forze come se fossero un po' separate. Lo diventerà rapidamente, ma la cosa da sottolineare è che poi l'origine del viaggio di cui stiamo parlando: se vuoi che elettromagnetismo e forza debole siano la stessa cosa, devi spiegarmi perché questa forza, che è la stessa forza, in un caso è portata da un fotone privo di massa e in un altro caso è portata da oggetti W e Z estremamente massicci. Cioè siamo stati costretti da questa teoria a capire, ad affrontare il puzzle della massa, cioè la questione della massa. Cos'è la massa? Perché il fotone è privo di massa, mentre invece W e Z sono così massicci? Perché le particelle elementari sono tutte elementari, ce ne sono alcune diciamo leggerissime ed altre estremamente massicce. Lo riassumo con questa simpatica diapositiva in cui vedete un lottatore di sumo professionale con una bambina. Lui peserà 200 kg e lei magari ne pesa 20, no? Nel caso delle particelle elementari, la differenza, che qui è impressionante, è molto maggiore, c'è una differenza di 20.000 volt. E quindi è normale che uno si ponga la questione: cos'è che rende due particelle, entrambe elementari, entrambe puntiformi, una così massiccia e l'altra così leggera? Ci deve essere una spiegazione. E questa ha portato a discutere una questione, come spesso succede, una questione che era rimasta lì, diciamo, davanti a noi, senza che nessuno prestasse attenzione a questa cosa, in maniera seria, in maniera scientifica. Perché la massa è uno dei concetti più comuni della vita quotidiana. Tutti avete fatto, è forse l'unica misura di fisica che avete fatto tutti. Vi siete messi su una bilancia, avete pesato un chilo di patate, avete fatto una misura di fisica, avete misurato la massa di un oggetto. E tuttavia, nonostante che l'umanità abbia usato la massa per scambiare, diciamo, per costruire i primi scambi essenzialmente, tu mi dai una certa quantità di grammi, io ti do due conchiglie, diciamo questa cosa, proprio perché forse ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, questa cosa è sfuggita, il senso vero di questa cosa è sfuggito per secoli, diciamo. Cioè cos'è la massa? Nessuno si è posto il problema. La massa è la proprietà intrinseca della materia, c'è la materia, la materia c'è la massa, punto e a capo. E la cosa che mi ha impressionato è vedere che anche i grandissimi della fisica, che pure hanno lavorato intorno al concetto della massa, hanno rivoluzionato l'idea stessa di massa, rimanevano prigionieri di questo pregiudizio. Pensate a Galileo Galilei, di cui ricorre il 450° anniversario della nascita. Lui studia il peso, no? Studia il peso e lo attribuisce alla massa, cioè gli oggetti che hanno una certa massa subiscono, no, la stessa accelerazione, e quindi hanno pesi diversi perché l'accelerazione è la stessa, la massa diversa produce peso diverso.
Quindi fa proprio insomma, dall'inizio, diciamo, alla comprensione non solo del metodo scientifico, ma anche della gravità, diciamo, come elemento decisivo nella formazione, nella spiegazione dei fenomeni di cadute libere dei gradi e così via. Eppure anche per lui il problema non si pone, cioè ogni oggetto ha una certa massa. La stessa cosa si può dire di Newton. Newton fa un'altra rivoluzione concettuale. Newton fa la prima grande unificazione, no? Quando la mela gli cade in testa, ora che sia o meno vero un aneddoto, lui capisce che la stessa forza che porta la mela alla Terra è la stessa forza che fa sì che la Luna sia attratta dalla Terra o la Terra sia attratta dal Sole. Cioè, la gravitazione celeste e la gravitazione terrestre sono la stessa forza, la legge di gravitazione universale. E la codifica, la scrive. E l'origine è la massa, cioè la massa è la sorgente, la carica della gravitazione. Oggetti che hanno una massa sono carichi di una proprietà che produce attrazione. Si attraggono a distanze anche infinite. Eppure anche lui, nonostante tutto, considera la massa una proprietà intrinseca della materia. Ma lo stesso si può dire di Einstein. Einstein fa perlomeno due rivoluzioni concettuali legate alla massa. La prima, conoscete tutti, E uguale a mc4. La massa è energia, una forma di energia. La seconda, ancora più strabiliante, la massa curva lo spazio-tempo. Se io ho un oggetto massiccio, lo metto in una certa posizione dello spazio, lo spazio e il tempo intorno a questo oggetto non sono più gli stessi. Questa è una cosa che ancora oggi, diciamo, ci crea dei problemi, ma è così, è verificata sperimentalmente, è usata sperimentalmente. I satelliti che girano intorno alla Terra, i satelliti geostazionari che usate per i telefoni, per il GPS, per molte funzioni, devono correggere per il fatto che il tempo su questi satelliti scorre a una velocità diversa dal tempo sulla Terra. E se non facessero questa correzione, che è relatività generale di Einstein, giusto appunto non avreste i pochi metri di risoluzione che vi dà il vostro TomTom o GPS nella macchina, avreste una risoluzione di 20 o 30 metri. Non avrebbe senso dire gira a destra quando c'è il mare o il ponte, no? Cioè, se non è una risoluzione di qualche metro, questi oggetti non potrebbero essere utilizzati. Nonostante questa enorme rivoluzione concettuale, Einstein stesso rimane prigioniero di questo pregiudizio. La massa dice, non si pone il problema. Fino a che arrivano questi tre giovanotti, una cinquantina di anni fa, nel 64, e qui ho preso le foto di questi miei amici, quando mi sono fatto dare da loro le foto dell'epoca. E a sinistra sono due belgi, Robert Braut e François Englert, a destra uno scozzese. Vedete anche guardate le foto già dicono tutto, vi posso garantire le personalità di queste persone, sono tutte qui in queste foto. Peter Hicks è quello a destra, scozzese, ben educato, molto formale, diciamo, molto per bene, mentre invece i due belgi, insomma, posso usare espressioni colori, ma insomma veramente personalità allegre, divertenti, pieni di vita, l'opposto, diciamo. La cosa però che li unisce è che questi ragazzi, che nel 64 hanno circa 30 anni, intorno a 30 anni, come spesso succede nella storia della scienza, osano l'impensabile, cioè propongono una teoria che spiega perché diciamo W e Z sono così massicci, spiega perché il fotone rimane privo di massa, a patto però di inventare, produrre una congettura che lascia tutti, diciamo, molto, molto sorpresi. Dice, lo spieghiamo noi se ammettiamo che il vuoto non è vuoto, cioè il vuoto è pieno. Attenzione, dire il vuoto è pieno vuol dire che l'intero universo è pieno di qualcosa e questo qualcosa è quello che produce la massa. Questa idea è talmente rivoluzionaria che per i primi 4-5 anni, siccome erano giovani, erano appena entrati nel campo, nessuno li considerò. Cioè gli articoli vennero pubblicati e nessuno fece caso, diciamo, come ogni tanto succede. Passarono 4-5 anni e via via che si accumulavano evidenze sempre più consistenti, questa teoria cominciò a essere presa in considerazione. Perché no? Ma questo ve la dice lunga anche sul fatto di come non è lineare il progresso scientifico, di come bisogna produrre idee folli ogni tanto, perché se produci 100 idee folli può darsi che una di queste sia quella in realtà che ha scelto la natura per, no, dare spiegazione di alcune faccende. E questo è proprio quello che poi sarà chiamato il meccanismo di Braut e Englert, volgarmente viene chiamato il bosone di Higgs,
il meccanismo è semplice, anche elegante, una congettura diciamo abbastanza bella proprio, no? Ti dice le particelle, tutte le particelle elementari nascono prive di massa e acquisiscono questa proprietà non intrinsecamente ma dinamicamente, cioè interagiscono con questa specie di ragnatela che occupa, sottile campo che occupa l'intero universo, e più forte l'interazione con questo campo e più massiccia diventa la particella. Le particelle come il fotone che riescono a sgattaiolare via attraverso, immaginate una rete, no? I pesciolini piccoli che riescono a sgattaiolare via attraverso le mani della rete non li prendi e loro possono correre alla velocità che hanno. I pesci più grossi diventano grossi, in realtà rimangono incastrati nelle maglie della rete e quindi in qualche maniera rallentano, in questa maniera acquistano massa, diciamo. Ovviamente, come molte altre teorie, diciamo, queste non basta essere elegante, non basta essere geniale, la teoria per essere verificata dalla natura devi scoprire l'origine di questo campo scalare, devi scoprire questa particella e per essere convinto che questa sia la spiegazione al meccanismo della massa devi trovare il bosone di Higgs. E lì sapete che si è scatenata una caccia, forse la caccia più grossa, addirittura più lunga della fisica moderna, che è durata 50 anni e che ha prodotto che generazioni di fisici prima di noi, bravissimi e geniali, non riuscissero in questo tentativo. E questo è anche un altro insegnamento. Intere generazioni di fisici hanno impegnato tutta la loro vita professionale in questa ricerca senza risultato. Anche qui l'assenza di risultato fa parte del nostro mestiere. Non bisogna chiedere agli scienziati di scoprire sempre comunque qualcosa. È importante anche che per decenni non si scopra nulla. Dobbiamo insistere in questa, non dobbiamo pensare la ricerca come una cosa il cui successo è garantito. Dobbiamo accettare che ci siano scacchi, che ci siano sconfitte, che ci siano tentativi sbagliati. Questo è il 99% della nostra vita. E poi ogni tanto, nell'1%, se sei fortuna, ti capita di essere in mezzo a una scoperta di importanza storica. Noi che, diciamo, negli anni 80, io avevo una trentina d'anni, e anche lì non è un caso, un gruppo di persone, pionieri, si prese questa, un po' il toro per le corna, dicendo benissimo, gli altri non ci sono riusciti, ci proviamo noi e noi lo scopriremo. Deve avere un po' questo pizzico di follia, no? Cioè noi ora inventiamo una macchina, un apparato, una tecnica per cui questo maledetto bosone di Higgs o c'è oppure lo troviamo oppure diremo che bisogna ricorrere a un'altra teoria. Devo anche dirvi che all'inizio ci prendevano tutti per matti, cioè allora non ho tempo di raccontarvi la storia, ma i primi 10 anni sono passati a cercare di convincere i colleghi più anziani, più esperti, premi Nobel, e la stragrande maggioranza della gente diceva: ma voi siete pazzi completi, cioè non arriverete mai da nessuna parte. Però quando hai 30 anni, 35 anni, cioè quel pizzico di follia, poi riesci anche a convincere, no? Se veramente sei convinto di quello che vuoi, di quello che fai, diciamo, riesci spesso a smuovere le montagne. E capirete bene che però le attrezzature necessarie per viaggiare in ambienti ostili, e qui vedete questo alpinista che è nelle vette dell'Himalaya, sono complicate, cioè uno non può pensare di buttarsi in un'avventura così complessa senza un'attrezzatura adeguata e senza anni di addestramento. E questa è l'attrezzatura che abbiamo concepito. Questa è una fotografia aerea di Ginevra, vedete sulla destra il lago, l'aeroporto, quindi vi dà un'idea delle dimensioni. C'è un fotomontaggio, vedete quel cerchio? Quel cerchio è l'acceleratore LHC, che è 100 metri sottoterra, e intorno, nelle zone in cui i protoni vengono a collidere, ci sono questi grandi apparati sperimentali. Quindi la nostra follia è stata di concepire questa macchina e di concepire questi apparati sperimentali, una macchina e tecnologia ai limiti della fattibilità, che quando sono state proposte le migliori industrie del mondo ci dicevano: voi siete pazzi, non riusciremo mai a costruire cose che neanche lontanamente potrebbero fare da dare le performance che voi chiedete, e sono state necessarie per mettere nell'obiettivo la scoperta del bosone di Higgs. Perché un acceleratore? Ritorniamo al discorso di prima. Un acceleratore, nell'acceleratore tu fai accelerare e scontrare protoni, fasci di protoni, e se hai energia a sufficienza riesci in questi piccoli brandelli di materia a produrre quelle condizioni che sono molto simili alle condizioni iniziali. Quando i bosoni di Higgs abbondavano, in un universo primordiale, i bosoni di Higgs
c'era pieno, perché era caldo, perché era ad altissima temperatura. L'universo attuale molto freddo, o in una certa zona piccolissima riesce a riprodurre quelle condizioni, oppure non hai speranza. Se volete, facciamo collidere protoni, l'energia dei protoni si trasforma in massa, se l'energia è sufficiente potremmo riuscire a produrre temporaneamente, per un istante infinitesimo, una manciata di bosoni di Higgs, che decadranno, e riuscire a registrare i loro decadimenti potrà essere la prova sperimentale che abbiamo riprodotto in laboratorio questa fantomatica particella. Abbiamo bisogno di registrare queste collisioni, cioè se le produci devi avere la prova che hai identificato e realizzato qualcosa. Qui vedete, quando parliamo di un moderno esperimento di fisica dell'alta energia, dovete immaginare non una cosa che sta su una scrivania, su un tavolo, dovete immaginare un palazzo di 4-5 piani. Cioè questa è la taglia, diciamo, degli esperimenti. E anche per questo ci dicevano, voi siete pazzi, diciamo, come si fa a fare un esperimento di fisica grande quanto un palazzo di 5 piani? Non ce la farete mai. Questi sono gli edifici in cui lavora il CERN, è un edificio di 5 piani, e qui ci sono i due esperimenti principali, Atlas e CMS. Quindi stiamo parlando di un palazzo di 4-5 piani con le più, diciamo, avanzate tecnologie che uno possa immaginare. Quindi non è solo grande, è preciso, è pieno di tecnologie che al momento della costruzione non esistevano, che sono sviluppate ad hoc per poter fare queste ricerche. Ovviamente per fare questo ci vuole un'organizzazione adeguata, il CERN è questa organizzazione. La cosa che voglio sottolineare del CERN è che ci sono centinaia e centinaia di giovani, migliaia di giovani, fra le menti più brillanti del pianeta, che convergono lì da tutto il mondo. Cioè lo sforzo di queste collaborazioni è uno sforzo mondiale. Qui vedete i paesi che, in vari colori, i paesi che partecipano, diciamo, alle attività del CERN, o come utilizzatori o come membri di stati fondatori. E sotto vedete una foto di delle scuole estive. Ogni estate ci sono 400-500 ragazzi che vengono al CERN, passano 3-4 mesi a lavorare integrati nei gruppi di ricerca. Cioè la cosa decisiva del CERN è che da un lato c'è questa organizzazione con i migliori specialisti del vuoto, dell'elettronica, dell'informatica, eccetera, ma dall'altro che c'è un continuo afflusso di menti brillanti da tutti gli angoli del pianeta. Chiunque abbia una passione per la fisica delle particelle, prima o poi passa per il CERN, che sia nato a Washington, o che sia nato a Cairo, che sia nato a Bangkok, diciamo. Questa è la vera forza di questa organizzazione. Ovviamente ci è voluto un sacco di tempo. Qui vedete una foto dell'esperimento che ho diretto per alcuni anni. Abbiamo messo circa 16 anni da quando ci hanno detto sì, partite, avete i fondi a disposizione, a quando siamo riusciti a dire ok, ora siamo pronti, cominciamo a fare le collisioni. E vi do un'idea rapida della complessità di questo lavoro. Qui vedete la caverna sperimentale che è scavata 100 metri sottoterra per ospitare questo palazzo di 4-5 piani. E vedete non so se vedete le dimensioni delle persone, diciamo, è una caverna che potrebbe benissimo ospitare una delle nostre, il Duomo di Milano, soltanto per dire, una cattedrale delle nostre città. In questa caverna, una volta che è attrezzata, abbiamo calato i componenti che sono stati realizzati in tutto il mondo, assemblati in superficie, poi calati a 100 metri. Qui vedete il primo di questi componenti che viene calato dalla superficie nella sala. Qui vedete altre operazioni. E tutto questo non era mai stato fatto prima, tanto per darvi un'idea. Cioè, ora vi posso garantire che calare per 100 metri un oggetto che pesa 2000 tonnellate e che è pieno di cristalli e delle cose più delicate del mondo, che uno possa, ma non è un'operazione semplice. Hanno dovuto inventare metodi di ingegneria nuovi che hanno consentito questa operazione. E solo quando siamo riusciti a calarli a fondo e tutto è arrivato sano e salvo, abbiamo tirato un respiro di sollievo. Non ho tempo di andare nei dettagli, ma credetemi, è un concentrato delle più moderne tecnologie. Cioè non c'è nulla in questi apparati che uno può comprare al supermercato o da un catalogo di una ditta. Non c'è un cavo, non c'è una vite, non c'è un materiale, diciamo, perché tutto è portato ai limiti dell'innovazione, diciamo. Abbiamo bisogno di materiali più leggeri di quelli attualmente in commercio, di materiali più robusti, di materiali più resistenti alla radiazione, di materiali speciali per fare sensori, di fibre ottiche particolari, di elettronica ultra avanzata, di informatica che è capace di gestire tutto questo. Non c'è niente di questo che uno possa, e forse anche questo è il motivo per cui
diciamo, questa spinta all'innovazione, alla tecnologia, che poi si traduce in, ogni tanto, in cose del tutto erratiche, come è stato il web, come sono stati i cavi per le risonanze magnetiche, insomma, con ricadute anche immediate sul piano dell'economia. E penso che non siate stupiti di capire che, diciamo, abbiamo bisogno di migliaia di persone, cioè, quindi questa è una foto della collaborazione CMS durante una festa, sono 700 persone, una piccola parte, perché non tutti possono, diciamo, andare al CERN contemporaneamente. In CMS sono circa 3.300 scienziati e ingegneri, sono 800 ingegneri, tanto per darvi un'idea che non è un nostro solo lavoro, diciamo, di studio, è un lavoro anche di costruzione, e ci sono circa 900 studenti, tanto per darvi un'idea della potenzialità che si può avere quando hai a disposizione centinaia di giovani fra i più motivati, appassionati dell'intero pianeta, selezionati per arrivare lì, per essere parte della squadra, diciamo, in maniera severissima. 193 istituti, 42 paesi, una specie di organizzazione mondiale simile alle grandi organizzazioni internazionali. Questo è il nostro gemello e competitore, che è ancora più grande di CMS, si chiama Atlas, è stato diretto anch'esso per molti anni da Fabiola Gianotti, un'altra italiana. E qui vedete ancora le dimensioni cerchiate in rosso le due persone, quindi un oggetto di 44 metri di lunghezza e di 25 metri di altezza, impressionante. È la storia, dicevo, di molte sfide tecnologiche, ma è una storia anche di profonde emozioni. Mi piace questa fotografia, vedete, io sono il più vecchio di tutti lì dentro, e vedete le diverse razze che compongono. Questo è quello che succede quando erano 3 giorni che si lavorava giorno e notte, con questa cinquantina di persone, per far funzionare per la prima volta l'intero apparato. È la prima volta che siamo riusciti a metterlo insieme ed è scoppiato. Quando abbiamo detto ok, ci siamo, è proprio... è arrivato il fotografo, ha detto vi faccio una foto, e ci è venuto naturale di una specie di urlo che lui ha colto. Ma guardate gli occhi delle persone, io sono occhi che non dimenticherò mai, cioè specialmente nei ragazzi giovani, la soddisfazione di partecipare a un'impresa grandiosa in cui ognuno ha messo un pezzettino di sé. E proprio quando tutti cominciavano a pensare, perché anche questa è un'altra storia da raccontare, che il nostro sarebbe stato l'ennesimo tentativo che non avrebbe dato risultati, abbiamo cominciato a vedere, in mesi e mesi di lavoro, che nei dati cominciavano ad apparire questi eventi molto particolari. Ovviamente c'è sempre del fondo, non puoi mai dire questo è sicuramente un bosone di Higgs, però abbiamo avuto la certezza che la statistica fosse sufficientemente elevata da cominciare a dire nel dicembre 2011 stiamo forse cominciando a vedere qualcosa. Abbiamo atteso altri 6 mesi per prudenza, per evitare annunci che avrebbero potuto essere smentiti dai fatti, e poi abbiamo annunciato al mondo che avevamo in mano il bosone di Higgs. Questo è un altro evento di quelli, diciamo, speciali, particolari, e quando questa è un'altra cosa, un altro insegnamento. Tu lavori 20 anni per un'impresa e ti sembra quasi no, che non ci sia mai una fine, poi di colpo in pochi mesi tutto cambia. Questa è stata per noi, che l'abbiamo vissuta, una delle esperienze più indimenticabili, una specie di accelerazione in cui ogni giorno succedeva qualcosa e in pochi mesi sei arrivato a scoprire, ti giri e dici santo Dio, dove sono finito? Hai scoperto quello che generazioni intere avevano inseguito per anni e anni. E due dei ragazzi del 64, uno purtroppo, pensate, è morto nel 2011, Robert Brown, quindi non ha avuto la soddisfazione per un anno neanche di vedere che c'era, che aveva avuto ragione. Allora sono assegnato il premio Nobel per la fisica, e io devo dire, quando è stata letta a Stoccolma la motivazione in cui viene citata esplicitamente la scoperta realizzata dagli esperimenti APR e CMS, vengono i brividi, perché capisci che quelle cose che hai fatto resteranno la storia, cioè rimarranno lì per sempre. Quindi oggi abbiamo imparato qualcosa, cioè possiamo dire dopo questa scoperta che avevano ragione, e quello che abbiamo imparato è riassunto in questa trasparenza. Abbiamo trovato la massa del bosone di Higgs, quindi sappiamo esattamente quando è congelato, no? Quando, diciamo, la temperatura dell'universo si è raffreddata al punto da permettere al bosone di Higgs di instaurare questo campo dappertutto. Ed è 10 alla meno 1, cioè un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Cioè ci siamo avvicinati al Big Bang a livello di un centesimo di miliardesimo di secondo. Non è male. Questo campo invisibile da quel momento si è piazzato ovunque e da quel momento sta facendo il suo mestiere, cioè assegna a ciascuna, continua a farlo,
assegna a ciascuna particella quella massa specifica. Attenzione, se di colpo il bosone di Higgs impazzisse e dicesse ora io l'elettrone, anziché la massa che ha, gli do una massa al 10% maggiore, noi non staremmo, di colpo spariremmo, diciamo. Non potrebbero gli atomi stare insieme, non ci sarebbe la chimica, non ci saremmo noi. Cioè, veramente un equilibrio sottile, no, che spiega perché siamo riusciti, appunto, l'universo è riuscito, dopo miliardi di anni, a produrre un'evoluzione alla fine della quale, in qualche maniera, siamo qui ora a discuterne, a raccontarne. E in questo senso dobbiamo riscrivere i libri di fisica, cioè dovremmo cambiare proprio radicalmente quel concetto di massa che dicevo prima, così naive, così, bisogna buttarlo via e riscrivere da capo tutta la faccenda sulla base di quello che abbiamo trovato fino a questo punto. C'è una cosa che è estremamente intrigante, e qui mi ricollego a quello che diceva la presentatrice, la moderatrice, la moderatora del convegno. Vi ricordate l'inflazione, no? Uno delle va capito cos'è che ha spinto tutto a questa velocità spaventosa, questa crescita esponenziale. Allora, ci sono teorie che indicano un potenziale responsabile in particelle scalari. Una particella scalare, ora non sto a dirvi cos'è una particella scalare, ma con alcune proprietà potrebbe spiegare questo meccanismo di espansione esponenziale iniziale, il Big Bang, quello che ha prodotto, diciamo, l'universo così come lo conosciamo fin dall'inizio. Allora, il bosone di Higgs è la prima particella scalare, e qui è nato subito un dubbio. Sta a vedere che è stato proprio lui. Cioè, c'è un lavoro in corso enorme per cercare di capire se l'ipotesi che il bosone di Higgs sia da un lato quello che dà la massa, dall'altro quello che ha prodotto l'universo materiale che conosciamo, sia vera o no. E la comunità di Higgs è spaccata in due. Metà pensa che sia vera, sbagliata, metà invece convinta che possa essere la strada giusta. Magari ci vorrà altri 20 anni di lavoro, diciamo, però questo è un altro terreno di ricerca che si è aperto, perché il bosone ha questa massa molto particolare e potrebbe effettivamente aver avuto un ruolo non solo nel dare la massa, ma anche proprio nel produrre, forse se questo fosse vero, il nomignolo che i giornalisti amano molto potrebbe essere forse appropriato, perché potrebbe veramente aver dato l'origine all'inflazione originale. Vi faccio vedere questo, che è una cosa ancora più intrigante. Questo per convincervi che dopo, cioè, la scoperta, la soddisfazione di Champagne è durata qualche giorno, diciamo, e poi ci siamo subito messi al lavoro sulle nuove domande. Perché i fisici sono fatti così, diciamo, una volta che abbiamo archiviato una certa cosa, diciamo, ci si pone immediatamente delle ulteriori domande. Allora, la seconda domanda è semplice: questa impalcatura così decisiva per il ruolo della vita dell'universo, della sua evoluzione, è stabile o no? Cioè, è andata avanti fino ad ora, 13,8 miliardi di anni, ma chi mi dice che domattina alle 5 e mezzo ne crolli l'impalcatura? Se crolla l'impalcatura, l'universo sparisce in una bolla di fuoco, diciamo. Allora, questa domanda, che ovviamente è a questa domanda come si può rispondere? Si fa questi grafici, che sono una specie di diagramma di fase. Avete presente l'acqua? L'acqua, se mettete in ordinate la pressione, in ordinate la temperatura, cioè l'acqua può comparire come liquido, a seconda se a pressione ambiente, diciamo, stai fra un grado e 100 gradi, può diventare ghiaccio se vai sotto 0 gradi, può diventare vapore se vai sopra, c'è se bolli, sono una pentola e prepari di sparire. Diciamo, questo è il diagramma di fase dell'acqua. Allora immaginate un diagramma di fase per l'universo, per il vuoto elettrodebole, per questa impalcatura. Al posto di temperatura e di pressione c'è la massa del quark top in Y e la massa dell'X in X. Allora, vedete dove è andata a piazzarsi? Le regioni rosse sono le regioni in cui l'universo non potrebbe esistere. Le regioni verdi sono quelle in cui l'universo avrebbe una vita piatta, senza evoluzione. Allora, la cosa che abbiamo scoperto, che ci intriga, è che la massa del bosone di Higgs e la massa del quark top ci piazzano questo diagramma di fase in quel becco d'anatra, quel punto lì, che poi zoomato è sulla destra, no? Come se, vedete, non è né stabile né instabile, è metastabile, è in quella regione che assomiglia molto alla condizione umana, no? Cioè, la nostra vita, dicevano, è attaccata a un filo, no? Le parche tagliano il filo e tu oggi che respiri, vivi e sorridi, domani non ci senti, toccando ferro. Dopodiché sembra quasi che questa condizione di fragilità
diciamo, possa essere estesa all'intero, cioè è un altro elemento in più. Cosa ci dice questo grafico? Ci dice che probabilmente, diciamo, abbiamo veramente una serie di condizioni molto particolari che hanno prodotto questo nostro universo, e ti viene in mente di pensare che forse ci sono altri universi che si piazzano in punti diversi in questo grafico, no? In cui sono stati estratti dei punti diversi. Per certi versi è una suggestione verso le teorie di multiversi, che sono teorie a congetture molto eleganti prodotte, diciamo, da alcuni anni, e potrebbero, queste cose che stiamo scoprendo potrebbero indicare che forse vanno prese abbastanza sul serio. Dicevo, abbiamo scoperto il bosone di Higgs, ma ovviamente rimangono aperti gli interrogativi di cui parlavo prima: l'esistenza della materia oscura, l'energia oscura, il ruolo della gravità. Cioè abbiamo tutta una lista di domande che il modello standard delle interazioni fondamentali, anche con il bosone di Higgs dentro, non è in grado di rispondere. E questo è il motivo per cui si sta pensando a un'altra generazione di macchine acceleratrici che permetteranno forse di risolvere alcuni di questi misteri. Questo è il progetto di un collider lineare in Giappone. Vedete i tempi, 2025-2030, le dimensioni, 30 km di lunghezza. E questo è il progetto che sta discutendo al CERN. Vedete LHC, gigantesco LHC, ora per l'anellino bianco, l'idea di fare un acceleratore di 80-100 km nel 2035-2040 per continuare questo lavoro di comprensione e cercare di risolvere alcuni dei misteri di cui vi parlavo. Insomma, per certi versi siamo a un voltar pagina, si chiude una storia che è durata quasi 50 anni e insieme si apre questa nuova fase della fisica piena di affascinanti domande, di misteri, su cui forse bisognerà chiamare una nuova generazione di fisici con idee folli, sia nelle tecnologie strumentali che bisognerà adottare, sia nelle teorie che bisognerà sviluppare per dare spiegazioni ai misteri della natura. Rimanete comunque in ascolto, perché le sorprese potrebbero non essere lì. Grazie.